Il caldo assedia la penisola, bollino rosso in 19 città con picchi di 42 gradi. Le acque del Mediterraneo raggiungono la temperatura record di 30 gradi. Nei prossimi giorni la morsa dell'afa non si allenterà, ma al nord arrivano violenti temporali. Mosca ammette l'attacco al porto di Odessa che ieri aveva negato. Manterremo gli impegni presi per l'export del grano, dicono dal Cremlino. Si incrina il fronte europeo sulle sanzioni e sul piano gas, mentre la Russia continua a martellare obiettivi ucraini. Il Papa vola in Canada, il viaggio aiuti la riconciliazione con i nativi, un pellegrinaggio penitenziale tra le comunità vittime delle politiche coloniali d'assimilazione. Tra poco l'atterraggio a Edmonton. Durante il volo il Papa, nonostante i fastidi al ginocchio, non rinuncia a passare tra i sedili per i saluti e le strette di mano con i giornalisti al seguito. Un peschereccio alla deriva con oltre 600 migranti soccorso al largo della Calabria. A bordo trovati anche i corpi di 5 persone. Emergenza anche a Lampedusa, dove nelle ultime ore sono sbarcate oltre 500 persone. Hotspot al collasso. Addio a Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. Ad annunciarlo la famiglia con un post sulla sua pagina Facebook. Autore di storici album e successi quali Concerto Grosso, Aldebaran e l'indimenticabile Quella carezza della sera. 18:28, una manciata di secondi. Buonasera, benvenuti al TG 2000. Il caldo non dà tregua, 19 città oggi con il bollino rosso e picchi fino a 40 gradi. In Sicilia le temperature percepite raggiungono i 43 gradi, in Calabria addirittura 44. E in questo clima sempre più estremo al nord arrivano invece forti temporali che provocano non pochi danni. Il servizio di Letizia Davoli. Beh, veniamo qua perché comunque rispetto a casa ci sono 4 gradi di differenza e si sta un pochino meglio. Siamo arrivati in bici, abbiamo fatto una pedalata sul sentiero Altellina e poi pranzeremo qua in spiaggia. Continua il grande caldo dell'estate 2022 e chi può scappa dalla città, come i milanesi che cercano refrigerio sul lago di Como. A 34 gradi contro i quasi 40 di Milano, da bollino rosso come quasi tutte le città del centro-nord. Un bollino che, almeno per la pianura padana, finirà nelle prossime ore grazie al rapido passaggio di un fronte temporalesco che abbasserà temporaneamente di qualche grado le temperature riportandole nelle medie estive. Nulla da fare invece per il centro-sud che continuerà a vivere giorni decisamente sopra la media estiva. Il bollino rosso infatti resterà domani per Campobasso, Firenze, Perugia, Roma e Pescara, termometri oltre 40 gradi al sud. Ma a preoccupare non è solo il grande caldo contro il quale in qualche modo ci si difende. L'Italia brucia letteralmente con incendi da nord a sud che devastano ettari di territorio. Spente le fiamme nel Carso in Versilia dopo oltre 2 giorni di lotta, con gli abitanti che iniziano a rientrare nelle proprie case. In queste ore nuovi roghi a Ravenna, in diverse località del Molise, dove è stata chiusa per qualche ora la statale 16, fuoco anche a Grosseto e lungo le coste laziali. Critica la situazione in alta montagna, dove temperature, siccità e i forti temporali estivi tipici dell'arco alpino creano forti torrenti e colate di detriti a valle, come nel ghiacciaio dell'Orteles. Con lo scioglimento dei ghiacciai, purtroppo il torrente poi trova massi immensi di materiale dove può scavare. Quando scava, i pendii laterali possono cedere e vanno nel torrente e quello, l'acqua porta poi via questo materiale in forma di colate detritiche. L'intervento della Protezione Civile ha evitato gravi conseguenze, ma l'attenzione resta alta. Il problema è che quando arrivano le colate c'è sempre parecchio pericolo anche per la gente che è qua. Ma il caldo torrido colpisce anche nel resto del mondo. Situazione drammatica in California, stretta nella morsa del caldo record e devastata dagli incendi. Un violento rogo divampato non lontano dal parco di Yosemite ha stretto all'evacuazione di migliaia di persone. Sentiamo Alessandra Camarca. È allarme incendi in California, l'Oak Fire, il più grosso rogo nello stato. Di questo rovente 2022 continua ad espandersi grazie alla siccità e alle alte temperature.
Cresciuto rapidamente, fin qui ha bruciato oltre 4.000 ettari di terreno, costringendo più di 6.000 persone ad abbandonare le proprie case, mentre circa 2.000 abitazioni sono rimaste senza elettricità. Un disastro naturale scoppiato nella contea di Mariposa e che sta minacciando da vicino l'area protetta del parco di Yosemite, uno dei più grandi e dei più spettacolari degli Stati Uniti. Il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato d'emergenza per la contea di Mariposa, assediata dalle fiamme, le cui immagini sono state catturate dalla Stazione Spaziale Internazionale, che mostrano la coltre di fumo sulla contea e gran parte della California centrale. Le previsioni meteo non lasciano ben sperare in una rapida soluzione del problema. Il caldo estremo, infatti, continuerà negli Stati Uniti centrali e si estenderà al nord-est in questo fine settimana, con temperature record previste per domenica in tutta la regione, secondo il National Weather Service. Anche l'Europa sta facendo i conti con le alte temperature e la siccità. La Grecia combatte da giorni contro tre grandi incendi boschivi nel nord, nel sud e nell'est del paese e teme ulteriori danni a causa dell'ondata di caldo. Ad Atene il picco del caldo dovrebbe raggiungere 40 gradi o addirittura superarne la soglia. Sull'isola di Lesbo, sede del campo profughi di Moria, il più grande del vecchio continente, continua a divampare l'incendio scoppiato ieri, che ha provocato l'evacuazione di centinaia di turisti e residenti. Ed è allarme siccità nel nostro paese, con danni enormi al territorio e alle produzioni. Anche le risorse idriche sotterranee ne sono intaccate. E Coldiretti e ANBI, l'associazione dei consorzi di bonifica, lanciano un progetto per poter raccogliere rapidamente le acque piovane. Ce ne parla Giuseppe Caporaso. Misure immediate per salvare i raccolti e fronteggiare la grave emergenza siccità che attanaglia l'Italia. Il grido d'allarme arriva dalla Coldiretti, che snocciola l'impatto devastante della perdurante siccità sulla produzione di mais e foraggi per gli animali, in calo del 45%, ma anche per il latte nelle stalle, meno 20%, il frumento duro per la pasta, meno 30%, il riso, meno 30%, la frutta, meno 15% e le cozze e vongole, meno 20% per la mancanza di ricambio idrico nel delta del Po. L'attesa pioggia, spiega la Coldiretti, dovrà però cadere in maniera costante e senza troppa intensità, perché i forti temporali rischiano di essere ancora più devastanti, con danni ai terreni e alle colture. Il caldo soffocante e l'assenza di piogge, sottolinea poi l'ANBI, l'associazione dei consorzi di bonifica, stanno compromettendo anche le riserve d'acqua sotterranee, destinate prioritariamente all'uso potabile. La risposta alla siccità, dicono i consorzi di bonifica, non può però essere la cultura del pozzo, che comporta rischi seri per l'equilibrio idrogeologico del paese. E l'ANBI lancia un progetto per raccogliere fino al 50% dell'acqua piovana con laghetti realizzati senza cemento, con pietra locale e con le stesse terre di scavo. Si aggrava ogni giorno la situazione determinata dalla carenza idrica. Ne soffre l'utilizzo potabile della risorsa, l'utilizzo energetico, quello per l'agricoltura, ne soffre l'ambiente. È arrivato il momento del fare. Il piano Laghetti, un piano di bacini, piccoli bacini in sintonia con l'ambiente, che i consorzi di bonifica, l'ANBI, la Coldiretti hanno predisposto e offerto al governo, è immediatamente operativo ed in grado di dare le risposte definitive e strutturali a una situazione non più tollerabile. Siamo stati noi, la Russia rivendica il lancio di missili su Odessa, il porto sul Mar Nero che sarà il varco di uscita del grano ucraino in base agli accordi di Istanbul. Un attacco per colpire una nave da guerra di Kiev e armi in deposito. Maurizio Dischino. Mosca ha confermato l'attacco di ieri al porto di Odessa, uno dei tre scali marittimi dell'Ucraina da dove può riprendere l'esportazione del grano di Kiev in base agli accordi firmati venerdì, cioè appena un giorno prima del bombardamento con la mediazione di ONU e Turchia. È stato il portavoce del Ministero russo della Difesa, Igor Konashenkov, a precisare oggi che una nave da guerra ucraina attraccata e un magazzino con missili antinave Harpoon forniti dagli Stati Uniti sono stati distrutti da missili navali a lungo raggio nel porto di Odessa, sul territorio di un impianto di riparazione navale. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, parlando oggi dall'Egitto, ha rassicurato che la Russia manterrà gli impegni presi a Istanbul sulle esportazioni di grano dall'Ucraina e con la marina militare turca garantirà la sicurezza delle navi che trasporteranno il grano nel Mar Nero. L'attacco missilistico russo al nostro porto di Odessa è cinico, ha dichiarato
il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dimostra una sola cosa: non importa cosa la Russia dice e promette, troverà sempre il modo di non attuarlo. Questa guerra non ha spezzato l'Ucraina e non la spezzerà, ha aggiunto Zelensky parlando oggi, a 5 mesi esatti dall'inizio dell'invasione russa. Il presidente ucraino ha poi annunciato che le sue truppe stanno avanzando verso Kherson, regione occupata dai russi dall'inizio dell'invasione, per liberarla entro settembre. I militari russi hanno respinto le forze ucraine a Melitopol ed hanno bombardato nuovamente Mykolaiv, uccidendo 2 persone. Altre 2 scuole e un asilo sono stati distrutti stamani dalle bombe russe nel Donetsk, regione orientale dell'Ucraina. Intanto sul fronte delle azioni diplomatiche sembra allentarsi la morsa delle sanzioni a Putin, sintomo di tensioni nel fronte antirussia che si sono viste anche nei distinguo sul piano europeo per il gas. Marco Burini. Forse Putin si illudeva di conquistare l'Ucraina in pochi giorni e poi ha dovuto aggiustare il tiro. Ma adesso che di giorni ne sono passati 151, 5 mesi, è chiaro che fin dall'inizio il boss del Cremlino ha portato avanti anche una guerra diplomatica, il cui obiettivo siamo noi, paesi occidentali. E lì non ha mai cambiato strategia. Minacciare, blandire, puntare i piedi salvo cedere quel tanto che basta per continuare il minuetto. Ipnotizzare l'avversario con un tira e molla sfiancante. La faccenda del gas. È da settimane ormai che Putin fa allentare e stringere i rubinetti di Nord Stream, il gasdotto che porta la preziosa fonte di energia di cui è ricca la Russia in Europa, tramite la Germania. La mossa del governo di Berlino di sospendere le sanzioni per consegnare una turbina Siemens alla russa Gazprom per far ripartire il gasdotto non è piaciuta agli ucraini, per i quali la politica del ricatto russa sta funzionando. Le forniture sono riprese parzialmente lo stesso giorno in cui l'Unione Europea ha dato il via libera alle grandi compagnie internazionali per commerciare il petrolio russo con paesi terzi. Mentre il piano di emergenza proposto dalla Commissione per ridurre il consumo di gas del 15% è stato osteggiato da Spagna, Portogallo, Grecia, ma pure da Olanda, Irlanda e dal nostro paese. Addirittura l'Ungheria di Orban ha annunciato l'acquisto di 700 milioni di gas metano in più dal suo vecchio socio Putin, abilissimo a sfruttare contraddizioni e debolezze delle democrazie occidentali. Papa Francesco tra poco meno di un'ora atterrerà ad Edmonton in Canada, inizio del viaggio apostolico nel grande paese nordamericano. Angelus sul volo con Francesco, che ha commentato che questo era un viaggio da fare con spirito penitenziale, e un cenno alla giornata dei nonni che si celebra oggi. Francesco rientrerà in Vaticano il 30 luglio. Alla partenza stamana a Roma il pontefice è stato issato a bordo della sua carrozzina, un'immagine inedita per un viaggio a seguito dei dolori al ginocchio di cui soffre. Ed ora, nelle parole del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolini, il senso del pellegrinaggio canadese. Sentiamo. Un viaggio molto desiderato e al centro del quale ci sarà l'abbraccio con le popolazioni indigene e con la Chiesa locale. Il Papa viaggerà per diversi giorni in luoghi tra loro anche molto distanti, con il desiderio di visitare le comunità indigene lì dove vivono. Certamente impossibile rispondere a tutti gli inviti e visitare tutti i luoghi, ma il Santo Padre è sicuramente mosso dalla volontà di manifestare una concreta vicinanza. Probabilmente la parola chiave è proprio questa, vicinanza. Il Papa non intende soltanto dire delle parole, ma soprattutto farsi vicino, manifestare la sua prossimità in modo concreto. Perciò si mette in viaggio per toccare con le sue mani le sofferenze di quelle popolazioni, pregare con loro e farsi pellegrino tra di loro. E noi seguiremo in diretta le principali tappe di questo viaggio apostolico a partire da domani nel pomeriggio per effetto del fuso orario. Alle 17.30 lo speciale del diario di Papa Francesco, che ci introdurrà al primo incontro con le comunità indigene alle ore 18. La politica, la rottura dei 5 Stelle in queste elezioni è irreversibile, lo abbiamo detto, lo avevo detto prima, lo dice il segretario del PD Enrico Letta, che rilancia l'idea di un fronte progressista aperto. Per Letta la scelta elettorale si gioca tra il PD e Forza Italia, Fratelli d'Italia, scusate, e Avanti sul lavoro, giustizia sociale e diritti. Ancora sbarchi di migranti sulle nostre coste e una serie di salvataggi in mare, in un caso con la dolorosa scoperta di 5 cadaveri nella stiva dell'imbarcazione. Barbara Masulli.
Il centro di accoglienza di Lampedusa ha una capienza massima di 350 posti, ma oggi ospita oltre 1.100 immigrati. L'hotspot è al collasso e al momento non sono previsti i trasferimenti. Nelle ultime 48 ore gli sbarchi si sono susseguiti, se ne contano ben 17 solo fra la scorsa notte e stamattina, che hanno portato sull'isola 400 persone dopo che ieri ne erano già arrivate 350. Il mare piatto e l'assenza di vento non fanno che facilitare le partenze dalla costa africana. In tantissimi decidono di imbarcarsi rischiando la vita su un altro peschereccio che a 124 miglia dalla Calabria era alla deriva con 600 persone. La guardia costiera e la guardia di finanza, intervenute con i loro mezzi per salvarle, hanno trovato a bordo anche 5 cadaveri, tutti appartenenti a uomini. I sopravvissuti sono stati fatti sbarcare fra i porti siciliani e quelli calabresi. In mare ci sono inoltre le navi delle ONG. La tedesca Sea-Watch 3 ha salvato oltre 400 profughi ed è in attesa di un porto sicuro di sbarco. Fra loro ci sono donne, una incinta, bambini e un paziente con gravi ustioni, probabilmente dovute al contatto fra acqua salata e carburante. Anche la Ocean Viking è impegnata nei soccorsi al largo delle coste libiche. 195 le persone salvate. Naufragio, omicidio colposo e lesioni sarebbero questi i reati rispetto ai quali si stanno muovendo le indagini sullo scontro tra imbarcazioni, avvenuto ieri pomeriggio all'Argentario, nel canale tra Monte Argentario in provincia di Grosseto e l'isola del Giglio, costato la vita ad un uomo, mentre sono ancora in corso le ricerche di una donna dispersa. Nuova flessione nei contagi da Covid nella giornata di oggi. Il bollettino quotidiano segnala 51.208 nuovi casi con 77 vittime, purtroppo ancora tante, ma in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Indice di positività al 19,5%. Ed ora in Medio Oriente, a Gaza, da dove arriva la storia di una coppia, moglie e marito, che sono gli ultimi cristiani del villaggio. Il servizio della corrispondente Alessandra Buzzetti. Juan Yunes, striscia di Gaza. Nei vicoli intorno alla moschea, barbe lunghe e tante donne col burka integrale, perché la città è a maggioranza salafita. Jarish è l'unico cristiano nato qui e che qui è rimasto a vivere con sua moglie Soa. Le visite a casa si sono fatte tanto rade da segnare nomi e dati degli ospiti. L'ultimo della lista è stato il patriarca, con i sacerdoti della parrocchia. Mia zia viveva qui e da ragazzina venivo spesso, c'erano tanti cristiani. Già nel 2009 eravamo rimasti in quattro. Quando sono morti i miei suoceri ho sentito un grande vuoto, mi sono resa conto di non essere più in un ambiente cristiano. Da 11 anni non posso più uscire vestita così, perché tutte le donne portano il velo e lo devo indossare anch'io. A Gaza City non è così, mentre qui velo e maniche lunghe. Soa e Jarish sono gli unici cristiani della striscia a non vivere a Gaza City, dove ci sono le scuole gestite dalla chiesa e l'unica parrocchia. I miei fratelli e le mie sorelle si sono sposati e sono rimasto solo io qui. Ho aperto un negozio che conoscevano tutti. La gente si fidava di più di me perché sapevano che ero cristiano. Dopo tutti questi anni sarebbe stato difficile per me abbandonare la città e aprire un'attività da un'altra parte. Non avendo avuto figli da mandare a scuola, Soa è rimasta accanto al marito e si è portata a casa la mamma con una demenza senile, ma non ha rinunciato ad insegnare a Gaza almeno qualche giorno a settimana. Ho terminato gli studi piano piano e ho iniziato a lavorare. Per Jarish era più difficile trasferirsi a Gaza, il suo lavoro era più importante. Per questo siamo rimasti a vivere a Khan Yunis. Una scoperta casuale in fondo al mare a largo di Taranto, lo vedete dalle immagini, una nave cargo di epoca romana di almeno 2000 anni, naufragata con tutto il suo carico, probabilmente un trasporto di materiali edili destinati alla costruzione o ristrutturazione di ville patrizie lungo la costa. Lo sport, ai mondiali di atletica di Eugene negli Stati Uniti è arrivato un oro di grande valore, lo ha conquistato Massimo Stano nella marcia sulla nuova distanza dei 35 km, Stano è anche campione olimpico nella 20 km. E altro successo, questa volta nel tennis, al torneo ATP 500 di Amburgo, vittoria in finale di Lorenzo Musetti che con i suoi 20 anni e il suo 62esimo posto nella classifica mondiale ha battuto in 2 ore e 46 minuti il numero 6 al mondo, Carlos Alcaraz, nuovo astro nascente del tennis mondiale. È morto all'età di 72 anni Vittorio Descalzi, fondatore dei New Trolls. Ad annunciarlo la famiglia con un post sulla sua pagina Facebook. Vittorio Descalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran.
Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola quella carezza della sera. Lui vi ascolterà, scrivono Mara, Amanda e Alberto, citando i titoli del brano e dell'album Aldebaran pubblicati dal gruppo nel 1978 e della celebre hit dello stesso anno, Il funerale, in forma laica, lunedì 25 luglio alle 18 nella sede del club Tenco a Sanremo. Tanti successi firmati da De Scalzi, ma forse uno su tutti risuona in queste ore nella mente, nel cuore di milioni di persone, un pezzo bellissimo, struggente e poetico, quella carezza della sera. Allora lo ascoltiamo in una versione solo piano che De Scalzi suonò per TV 2000 alcuni anni fa nella sua casa sanremese. Sentiamo insieme. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera e quella voglia di avventura, voglia di andare via. Questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG alle 20:30. Buon proseguimento di giornata, a più tardi.